Ciao, sono Daniele Dasenmatte. E come ogni anno siamo arrivati alla fine della stagione. E quest'anno ci saranno tre video best of 2016. Uno oggi con il best of dei video commenti. Uno martedì con il meglio delle robe da matter. E uno venerdì prossimo con il meglio dei video classici. Ci vediamo alla fine di questo video. Grazie Daniele, lo farò. E se mi sveglio so che sarà ok. Pollo fritto. Nella vita c'è chi esprime amore per una donna come Sandu Ciorba e c'è anche chi esprime amore per il cibo. Questo video che sto per farvi vedere me l'avete segnalato in 2000 durante l'estate. La canzone del pollo fritto. La chica de verdad no gusta el pollo fritto. La chica de verdad no gusta el pollo fritto. La chica de verdad no gusta el pollo fritto. Pollo, pollo, polla. La chica de verdad, pollo fritto. La chica de verdad, pollo fritto. La chica de verdad, pollo fritto. Pollo, pollo, pollo. Praticamente impossibile resistere al ritmo di questa canzone. Si tu chiedi quieres complacer a una dama, debes darle de tu pollo. Polla. Ad una dama deve darle de tu pollo? Capisco l'amore per il pollo fritto, però comincio a credere anche in un velato doppio senso. Ad una donna devi darle il tuo pollo, cioè della serie. Oh, te quiero, mi amor. Oh, te quiero mucho para mí. Voglio darte un tocco de mi pollo. La chica de verdad no gusta el pollo frito, la chica de verdad no gusta el pollo frito, la chica de verdad no gusta el pollo frito, pollo, pollo, polla. Sono molte le domande che mi sorgono guardando questa roba, ma pochissime le risposte, se non quasi zero. E ancor meno la mia capacità di parlare di questa roba. Ma una su tutte è il suono di: perché cazzo si mette in questa posizione per mangiare il pollo? Dammi un poco del tuo pollo. Non c'è dato sapere. Ma questo pollo, detto così, sarà l'effetto sonoro della mia vita d'ora in avanti. Pollo, 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 pollo. E ammiro tantissimo i suoi effetti speciali. Yeah. Dammi un poco del tuo pollo. E direi di passare al prossimo video con il suo stile. La chica de verdad no gusta el pollo frito. La chica de verdad no gusta el pollo frito. Dez da Burigna. Due settimane fa i latini hanno toccato il fondo con il pollo fritto. Pollo, pollo, polla. O almeno credevo avessero toccato il fondo. Poi ho scoperto che Joaquim de Angola sta ancora scavando in profondità. Ora, se non siete ancora seduti, sedetevi in questo momento. Lo vedete anche voi? Partiamo già malissimo! Un uomo a cavallo, di un cavallo che raglia come un asino. Sì, questo è sicuramente un cavallo. Non può ragliare, quindi a rigor di logica è lui. Quindi ci troviamo di fronte ad un asino che va a cavallo. Ma proseguiamo. Non fermiamoci alle apparenze, magari ci proporrà un testo del premio strega. Desi, 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 desi da burrinha. Desi, 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 desi da burrinha. Desi, 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 desi. Cosa cazzo fanno? Passa poeira, passa poeira. Questa è la coreografia più brutta e scordinata della storia delle coreografie brutte e scordinate. È tutto sbagliato. Vem, 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 desce, desce da burrinha. Vem, 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 desce, desce da burrinha. Vem, 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 desce, desce da burrina. Vieni, vieni e scendi dall'asino. Desce, desce da burrinha. Che è un Cristo di cavallo! Ma perché? Perché hanno preso un cavallo e si ostinano a spacciarcelo per un asino? Desce, desce da passera. Mi fanno incazzare! Desce, desce da passera. È tutto mostruosamente sbagliato. A partire da questa che parla con il regista e non hanno tagliato la scena. Desce, desce. A lui che continua a cantare e si gira perché qualcuno probabilmente gli sta dicendo qualcosa. Senza vergogna, senza pudore, senza ritegno. Perché si sono sentiti in dovere di fare questa roba? Perché? Vem, 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 desci, desci da burrinha. Io soffro dentro quando vedo questi video, ma vedete come stanno ballando queste? Desci, desci da burrinha. Io faccio cagare quando ballo e sono l'ultimo che può giudicare, ma queste vi assicuro che mi battono alla grande. Dalle loro facce, con rispetto parlando, ma neanche troppo, mi fanno intuire che hanno raccattato queste tipe per la strada promettendole una dose di crack in cambio di questo balletto. Ma poi il momento più alto del video. Desi, 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 desi da burrinha. Desi, desi. No, ma siamo seri? Desi, 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 desi da burrinha. Avete messo per davvero la caduta di questo sacco di organi dal cavallo senza tagliare la scena? Desi, desi. Guardate come va il trotto. Ma quel movimento lo fai se stai trottando, non se sei ferma sul cavallo. Mi stanno facendo venire una crisi di panico.
Cos'è sta roba e no cosa? Vabbè, ormai altri ragli gratuiti. È un cavallo. Bicchiere. Ne vedo un sacco di video di merda in rete. Spesso li vedo, li chiudo e non me li segno neanche da commentare. Poi quel video me lo segnalate in centinaia e centinaia di persone, quindi mi sento quasi in obbligo morale nei vostri confronti. E tra tutti questi ce n'è uno in particolare, tutto italiano. Il video si apre con questi fotogrammi da crisi epilettica. Leggende narrano che siano morte 12 persone solo questa settimana vedendo solo i primi 10 secondi di video. Dove sei? Sto cercando da questa mattina. Non fare il cretino, non scherzare con il fuoco. Se mi incazzo sono guai, tu lo sai. Non ti puoi permettere di fare quello che ti pare, giuro. Aspetta, chi sono questi? Perché questa donna sta vomitando addosso tutta questa rabbia a questo povero ragazzo che sta guardando la telecamera? Tu sei mio, sono mio, lo so io, lo sa Dio. Se uno stronzo torna a casa, voglio pure le tue scuse quando bussi alla mia porta. Voglio i fiori, anche una torta. Ok, non voglio dire e non dirò che questa canzone sia totalmente una merda. Anzi, alla fine della fiera è pure orecchiabile. Ma perché sto testo da marito e moglie sposati da 30 anni che si odiano e non si sopportano più? Perché lo fanno cantare a due ragazzini la cui età sommata insieme non raggiunge neanche l'età legale per guidare una macchina? E non venire troppo tardi che mi aspetti il parrucchiere. Io ero maggio, già c'è scappo che alle 4 sto in palestra. Se ti viene un po' di fame ti scaldi una minestra. Non venire tardi che devo andare dal parrucchiere. Alle 4 sto in palestra. Se hai fame riscaldati qualcosa. Ma che cazzo state dicendo? Alla vostra età dovreste solo preoccuparvi di come mai i Simpson una volta erano fighissimi e adesso fanno cagare. Mi ascolti? Ci sta ancora? Non parli perché? Perché mi hai rotto il cuore, povera me. La fine di un bicchiere l'hai fatto fa. Bravo, hai colto nel segno. Permettetemi anche una piccola modifica. Mi ascolti? Ancora non parli perché? Perché mi hai rotto il cazzo. 42 minuti di applausi. Ma chi cazzo sei? Tu ci padrone niente. Io so solo me. Ma vaffanculo. Ma passiamo al prossimo video guardandoci una carrellata di primi piani realizzati in questo videoclip musicale per apprezzare la loro grande interpretazione da attori da Oscar. Perché mi hai rotto il cuore, povera me. Solo vere emozioni. Domani sarà Halloween, ovvero la giornata del dolcetto o cazzopanetto. E secondo voi, visto che siamo a tema, potevo risparmiarvi dagli orrori del web? Ovviamente non potevo. Non lo faccio durante l'anno, vorrete mica che lo faccia durante Halloween, la giornata degli orrori? Cominciamo di nuovo con un video hip hop italiano. Ok, la base possiamo definirla orecchiabile, quindi 10 punti a Serpeverde. 16 anni di ricordi ancora impressi nella mente. Della vita non ho mai capito niente. Ma neanche dell'andare a tempo hai capito niente. Non sto dicendo neanche una parola legata alla base. Ti ho dato tutto il mio amore, per te mi sono strappato via il cuore. E su questo sono stato un coglione. Ma ascoltate bene questo pezzo. A 6 anni non pensavo all'amore, ma solo ad un pallone. Avevo 6 anni, non pensavo all'amore, ma solo al pallone. Ora hai 16 anni e che cosa è successo? Ti sei iscritto a basket? Hai scelto quale professione vorrei fare da grande? Hai comprato la PlayStation 3? Ma ora ho 16 anni ed ho conosciuto la figa e niente più è come prima, come prima. Cosa? Ed ho conosciuto la figa. Dio, prendimi ora, non voglio più vivere su questo pianeta. Questo video l'ho dovuto vedere un numero di volte pari a troppo. Ogni visione mi ha abbassato il quoziente intellettivo. Quanto fa 2 più 2? Rosso, proviamo a cercare consolazione nel ritornello. Niente come prima, oh, niente come prima. Niente come prima, niente come prima. I ricordi fanno male, ti prendono, ti lasciano scappare. Ma cosa? Una sola parola a tempo, vi prego. Allora, io non voglio dire che la gente non debba fare queste merde. Fate il vostro video del cazzo, lo vedete insieme ai vostri amici. E se sono veri amici capirete a quel punto tutti insieme che queste cose non vanno pubblicate online. Niente come prima, quando avevo 10 anni volevo un fratellino. Adesso ho 16 e voglio un preservativo per esplorare la figa della mia tipa, della mia tipa. Che poi sono di una volgarità senza fine, ma puoi andare a dire queste cose? Voglio un preservativo per esplorare la della mia tipa. Che poi non è che sono uno che si scandalizza, è che guardando queste cose mi viene voglia di... Non lo dico se non mi denunciano alla buon costume. Voglio un preservativo per esplorare la della mia tipa. Ok, ammiriamo il saluto finale e poi cambiamo video. Non
si sono messi d'accordo neanche per il saluto. Non lo sanno fare. Un Halloween più spaventoso non potevo regalarvelo. Matrimonio. Per molti il matrimonio è uno dei giorni più belli della propria vita. Amore, sentimento, gioie, paure, emozioni uniche che vanno festeggiate nel migliore dei modi. Ecco, qui ci troviamo ad un matrimonio gypsy, che più che il giorno più bello della vita degli sposi sembra la giornata internazionale del disagio. Ma dove si stanno sposando? In un garage? Ma cosa diavolo sta succedendo? Esplosioni atomiche, persone che si fanno i cavoli propri, gente che spara tappi alla sposa. Ci sono anche i miracoli. Guardate attentamente, due bicchieri riempiti con vino bianco, e ripeto bianco, che vengono consegnati allo sposo e alla sposa, che è probabilmente la reincarnazione di Gesù. Era vino bianco quello! E ora la nostra Gesù donna l'ha trasformato in spritz! Come hai fatto? Lode a Nostra Signora! Ma guardate quanti chili di tristezza sono presenti a questo matrimonio! Ma che incastro è? È peggio di quando non riuscite a posizionare la riga dritta del Tetris! Ma sì, tiriamoli dietro i bicchieri di vetro ancora pieni di liquido cercando di ammazzare qualcuno nello sfondo. Tanto quelli dietro sono solo comparse e nessuno piangerà la loro scomparsa. E ora, signori, il pezzo forte del matrimonio. Un vecchio ubriacone con in mano il tubo per i fuochi d'artificio. Come se questo matrimonio non fosse già finito in tragedia. Ma guardate lo splendido con la sigaretta sull'orecchio. Lui arriva e si propone come un esperto di fuochi. Tu levate, vecchio, faccio vedere io te come si accende festa di matrimonio. E ora è il momento che tutti stavano aspettando. Un vecchio alcolizzato che spara fiamme. Stanno cercando di stanarli con il fumo? Che giorno di merda stanno celebrando? Ha pure quasi ammazzato la sposa. Gente che scappa come in un raid aereo nella Germania nazista. Fermate quel vecchio, continua a sparare. Io lo dico, quando mi sposerò voglio un matrimonio identico a questo. Pappagallo. Oggi apro il video con l'uccello. Come sei volgare? Ma perché sto parlando di questo pappagallo? Che ha di particolare questo simpatico volatile? Beh, in primis sa aprire le porte. Ma la cosa più sconvolgente è che vi sto per mostrare l'animale più inquietante del mondo. L'uccello del male. Guardatelo, entra nella stanza con una risata malefica capace di far accapponare la pelle a chiunque. Questo è un pappagallo infernale! Un uccello del demonio! Il pennuto di Satana! Io ci darò tutti! Da quando ho visto sto video ho perso il sonno! Sogno che il pappagallo del male venga a prendermi da un momento all'altro! Non mi stupirei se questo pappagallo ridesse di ogni male che c'è al mondo! Uccello del male, quel bambino sta piangendo! Uccello del male, è morta Moira Orfei! Che Dio ci salvi da lui! Gesù! E concludiamo questa puntata assaporando in anticipo il compleanno di Gesù, ovvero il Natale. Signori e signore, vi presento la The Jesus Band. Alleluia. Oh perbacco, questo non me l'aspettavo. Non so proprio da dove cominciare. Rivediamocelo. Ok, ho due teorie. O questi sono dei pippatori di cocaina da competizione, oppure hanno trovato un nuovo modo per rendere Gesù un tamarro. Alleluia. Gesù, tu sei la vera via, tu sei la verità, tu sei la vita vera, tu sei il Signore Gesù, tu sei la vera via, tu sei la verità, tu sei la vita vera, tu sei il Signore Gesù, 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 Gesù. Disperato. Ti ho incontrato nel buio. Mi hai illuminato davvero. Son risorto con il Vangelo.
perdonatemi la volgarità, ma questi fanno una pippa a due mani a Gigi D'Agostino. Ma che bella è questa roba! Mio cuore! Gesù! Sono poche le cose al mondo di codesta rara bellezza. E beccatevi il finale! Io sono la via, la verità, la vita. Ma che paura fa? Io sono la via, la verità, la vita. Ragazzi, con questo video stasettimana faccio il botto. Superman! Superman, uno dei supereroi più amati e conosciuti al mondo. Persino in India. Tanto che hanno pensato bene di farci una bella coreografia sopra. Yeah! Partiamo proprio di merda come piace a noi! Ma che effetto speciale è? Guardateli, sono in piedi e poi hanno girato il video per farli volare! Poi da quando Spider-Man è donna? E soprattutto da quando se la fa con Superman? Tutto ciò in cui credevo si sta lentamente sgretolando sotto ai miei piedi. Ma guardate che bella coreografia di cazzo che si fanno. Sono schifato da questa roba che stiamo guardando. Ma ammetto che ha anche un suo fascino che mi impedisce di distogliere lo sguardo. È un po' come quando vedete un incidente stradale e con morbosità cercate il cadavere sulla strada. Ma guardate, non fanno neanche finta di impegnarsi. Che poi dove stanno volando? Questo cielo grigio è inquietante. Stanno sorvolando Nuova Delhi, la città più inquinata del mondo. Quindi Superman non si dovrà preoccupare della criptonite, perché Superman dovrà sconfiggere il cancro ai polmoni. E ora crisi epilettica. Questo passo è palesemente rubato a Celentano. Con 24.000 baci. Osserviamo la loro discesa tra la gente. Sono palesemente più piccoli degli altri. E nell'inquadratura dopo, magia! Ma spendiamo anche due parole sulla scella pezzata. Posso dire con orgoglio che Superman è peggio di me. Vita pazza! E a proposito di pena, vi mostro un video che mi avete segnalato in tanti. Non sei caliente. Una tipa nuda che balla. Non che la cosa mi dispiaccia, però in 2 minuti e mezzo di video si sentono dire solo queste parole. Non sei caliente. Notte calda. A bomba la cerveza. A bomba la birra. Calma in cassa. Calma in cassa? Scusi, dovrei pagare. Via, calma. Me balla la cabeza. Mi gira la testa. Sesso caliente. Sesso caldo. Beso tuo cuerpo. Bacio il tuo corpo. La vita è una locura. La vita è una pazzia. Basta, finisce qui. Queste sono le uniche parole che vengono dette e vengono ripetute per 2 minuti e mezzo di video. Ma in Italia basta mettere una zozza nuda e 4 parole in spagnolo per fare della musica? Cacchio, se funziona così lo so fare anch'io. Mi piace la pizza. Colo la pasta. Ho adottato un chihuahua. Cazzo panetto. Luciano. Oggi torniamo a commentare qualche canzone di serie C italiana. In questi giorni mi sono imbattuto in questo video che ha l'intro più lunga della canzone stessa. Analizziamola. Cosa che mi ha fatto piacere conoscerti? A me mi ha fatto piacere incontrarti. Perché non so. Allora, abbiamo questi innamorati che a quanto pare hanno passato una bellissima giornata insieme. E ora stanno recitando malissimo la conclusione di questa giornata. Ma perché fa stasera ci vediamo, magari ci andiamo a mangiare una pizza. Sì. Cosa? Ma perché fa stasera ci vediamo, magari ci andiamo a mangiare una pizza. E soprattutto, chi diavolo è quella? Ma fortunatamente la risposta a questa domanda non tarda ad arrivare. Ciao Annalisa. Ciao Pia, come sta? Ma era Annalisa, il boiler di Pia, che arriva trafelata a dare dei consigli alla sua amica. Non l'ho frequentata, non so perché mi sono arrivate certe voci, guarda che si rizzano le carni. Ah, a quanto pare Annalisa avverte Pia che Luciano non fa per lei. Figurati, per le amiche queste volte. Penso tu faresti lo stesso per me. Ma io lo sento dentro, Annalisa non ce la racconta giusta. Questo è un altro tradimento. Perdonami Pia, ma in guerra in amore è tutto permesso. Hai capito che stronza? Vuole Luciano tutta per lei. Ma ora gustiamoci la canzone. Che se è bella come la recitazione iniziale di questo video, vi autorizzo a chiamare già la guardia medica. Quante bugie hai inventato?
chiave solo per me. Sono tutta tua, amore mio. Ma porca porca di una. Ma io continuo a torturarmi con questi video e continuo a chiedermi anche il perché. Ma perché? Fai un video che fa cagare, una recitazione che fa cagare, una trama che fa cagare. A sto punto ti posso perdonare anche un testo che faccia cagare. Ma almeno un filo di intonazione. Luciano, 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 tengo sempre la penna a mano. Meglio in mano che in culo. Luciano, 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 se poesie so per te, frasi d'amore, sincere come me. Ma cosa sincere come te, che tutto il video è basato sul fatto che hai raccontato una palla alla tua migliore amica per accaparrarti quel bel manzo di Luciano? Che poi che ansia passare la vita con Annalisa. Tu morirai con me. Tu morirai con me. Donna orribile. E concludiamo questa puntata con una delle peggiori donne di sempre. Osservate questa bambina. Braccia aperte, tese verso d'una palla che sta per arrivare. Devo vederci nei doppi sensi? Preferirei di no. Ci troviamo sugli spalti di una partita di baseball. È appena stato battuto un fuoricampo e questa bambina sta per prendere la palla a gioco. Ma ovviamente sta per accadere qualcosa. Foul ball for her? Oh. Ma che stronza di merda! Questa signora si lancia rubando la palla alla bambina. Vecchia stronza e puttana. Puttana. E la bambina torna al suo posto con la morte nel cuore. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. E la strappa praticamente di mano con tutta la cattiveria di questo mondo. Da qua, bambina di merda! Ragazza hot. Oggi apriamo il video con una pubblicità giapponese della Toyota. Wow, una bionda ragazza hot. Vi piace, vero? Porcellosi che non siete altro. Bionda, alta, bella, magra, delicata, la vorreste come ragazza, vero? Ops, ragazzi, siete gay. Gay, 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 gay. Chi è gay? Tu sei gay. Anche tu sei gay. Pure tu sei gay. Gay, 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 gay. Non ho niente contro i gay, ma tu sei gay. Dai, scherzi a parte, non mi piace fare battute omofobe, ma l'evidenza dei fatti mi porta a pensare che ti piacciono gli uomini. E ormai è troppo tardi scrivere nei commenti, ma io l'avevo già capito mentre camminava che non ero una donna. Questa pubblicità è stata trasmessa per pochissimo tempo e poi è stata bannata. Sinceramente io non ci vedevo niente di male, quindi non cominciate a scrivermi Daniele contro i gay rispetto a ogni scelta sessuale. Capitano! Capitano! I piloti penseranno subito a Carpe Diem. Oh, capitano mio, capitano! Mentre i cervelluti si affidano all'ispirazione, capiscono già da queste immagini che stiamo parlando di tutt'altro. Oddio, oddio! Violino! Fisarmonica! Slave! Viper video! Queste cose insieme significano solo una cosa! Sandu Ciorba! Da same somo capitano, dai tu mano, barro sano, altri tali talalala, trenele dele 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 talalala. Ma questo non è un video vecchio tirato fuori dal suo archivio delle meraviglie! Questo, signori, è del 2016! Fresco fresco di Leta Maio, quindi siete contenti? Sì, siete contenti! Sandu è finalmente tornato anche quest'anno e analizziamo subito il video! Immancabili coreografie cacodermiche! Vestiti di una sobrietà che a confronto il barocco è un design minimal! Ambigui gesti in codice di probabile provenienza di Mamma Santissima Rumena! Rumorista improvvisato! E permettetemi una modifica. E immancabili tette ballonzolanti che se mai dovesse caderne una, terremoto grado 9 della scala Mercalli. Queste, signori, sono tette disastrose. Ma concentriamoci sulla vera star dei nostri cuori di questo video. Dai tu maro barro sano, same sono capitano. Sandu Ciorba esordisce proclamandosi capitano in contrastato della sua cumpa. E come dargli torto, d'altronde. Dai me tu gugliette ciumida. Ma io dico, accendergli l'aria condizionata mentre girano questi videoclip? Sembra di vedere la fiera del bue grasso di Moncalvo girata in una sauna. Guardate che quantità illegale di sudore. Sì, tu sei l'ultimo che deve parlare.
toppa chi c'è. Per questa canzone hanno addirittura scomodato una celebre youtuber italiana. Ma perché in questi video ballano sempre tutti come se avessero dei calabroni nelle mutande? E vogliamo anche parlare del fatto che sembra che ognuno in questo videoclip parli dei cazzi suoi? Dopo ti rimetto sulla strada! Ammazza che scarpe di merda! Comunque questa versione modello spacciatore della stazione di San Duciorba ci piace da morire. Solo meraviglie originali dalla Romania. Lampada. Ormai su YouTube fanno video persone di tutte le età. Si trovano gli anziani, gli adulti, i ragazzi, ma soprattutto tanti tanti bambini. Fare video non è così immediato come si pensa. La maggior parte delle persone crede che un video che dura 5 minuti sia stato realizzato in 5 minuti. Invece c'è tanto lavoro dietro. Twisting is optional, but... Beh, non sempre. Questo video ne dura 5 e probabilmente è stato realizzato in 3 minuti. Comunque, queste tre bimbe minchia stanno spiegando come ci sistema i capelli nella bandana. E meno male che ci pensano loro, perché ero disperato fino a questo momento. Ma non vi mostro questo video per risolvere i vostri problemi tra bandana e capelli. Vi mostro questo video per altri motivi. Osservate la lampada sullo sfondo. Mio Dio, si muove! Ci sono i fantasmi! Ma anche no. Semplicemente il povero gatto che ha avuto la sfortuna di capitare in questa famiglia è rimasto intrappolato nella lampada. My cat's in the lamp. Una scena che sinceramente trovo divertente. Ma in un attimo si trasforma in una tragedia. No, 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 no. Dio santo, quanto sono rincoglionite queste tre! No, 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 no. E poi questa cosa fa? Body slam! Oh mio Dio, la fine del mondo! È una tragedia! So che giustamente ci sono un sacco di animalisti tra di voi, quindi ci tengo a rassicurarvi che la lampada sta bene. No. Se volete andare a insultare queste tre bimbo minchia, troverete il link al video originale nella descrizione di questo video. Ginnastica. L'estate alle porte. Con l'estate si ripropone sempre il classico problema, ovvero la prova costume. Per ovviare a questo problema c'è chi fa diete improbabili, chi affolla le palestre e chi da qualche anno si affida a internet. Ebbene sì, se non volete spendere soldi con un personal trainer, su internet troverete un sacco di video tutorial di insegnanti di ginnastica che vi insegnano quali sono i migliori esercizi per ritornare in forma in tempo. Ma un nome su tutti gli insegnanti di ginnastica online spunta sovrano e regna su di loro, e il suo nome è... Dario Fashion. Benvenuti alla seconda lezione di Fitness. Non fatevi ingannare dal suo aspetto fisico e della totale assenza di collo. Questo nano ghiacciato ci darà lezioni per praticare al meglio stretching, aerobica e ballo libero. Capito? Stretching, aerobica e ballo libero. Fatelo a casa. A casa, mi raccomando, e non in posta come ho fatto io, perché poi si incorrono in problemi legali. Comunque, la lezione non può andare avanti senza musica. Olè, la mele di Oscar, grande lessicone, chi lo sa perché? Ma guardate l'espressione, non è neanche partito, è già stremato. Ma vogliamo parlare anche della musica di sottofondo mentre fa gli esercizi? Praticamente sembra di guardare la versione satanica di Flashdance. Ma ora arriva il bello. Ma chi è? Ma che cazzo è passato? Cioè, questo arriva, beve il caffè con l'indignazione di chi ha visto la sergento limonare con un cane e se ne va schifato. Ma torniamo alla nostra lezione di fitness, che è meglio. Dario Fashion non si ferma davanti a niente, nemmeno quando cerca di ammazzare le mosche che volano sopra la sua testa. E ora cosa diavolo ha intenzione di fare? Oddio, sta perdendo la rincorsa. Oddio, ora salta, oddio, 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 oddio. Ma cos'era? Ma che esercizio è? Il pugno di Super Mario? Eviterò di commentare anche la location, se no facciamo notte. Ma un appunto sulla lava lamp rosa, il simbolo degli illuminati, e la foto testimonianza di un uomo vestito in rosa con un fantasma in bianco e nero, la devo fare. E ora striptease! Vai Dario, salta e corri in cerca del tuo collo! Ebbene sì, da oggi ho un nuovo idolo.
Orecchino. Quando andavo alle elementari e alle medie non c'era ancora la moda degli orecchini tra i bambini. Oddio, qualcuno se lo faceva, però diciamo che quando vedevi un bambino con l'orecchino sapevi già che era un bullo o qualcuno che ti avrebbe messo le mani addosso. Insomma, il ribelle della scuola. E probabilmente i genitori a casa lo gonfiavano di botte per essersi fatto l'orecchino. Ora le cose sono decisamente cambiate, però l'orecchino è un po' una moda e lo mettono più o meno a qualsiasi età. Anzi, adesso sono spesso i genitori a portare i figli a farsi il buco e i piercing. Ma non voglio entrare nel merito della cosa, non giudicherò se sia una cosa giusta o sbagliata. Però mi ricordo che quando ero piccolo io, se mi fossi presentato con un piercing, mio padre non mi avrebbe più fatto entrare in casa. Invece, ora che sono adulto, maggiorenne e vaccinato, il piercing ce l'ho e mio papà ha accettato la cosa. Infatti vivo a Milano da solo. Brava. Ma quello che non ti dicono quando vai a farti il piercing è che fa un male della Madonna. Brava. Cioè, ho dovuto mettere i bip alle bestemmie di questo video. Non mi fanno incazzare i genitori perché hanno fatto fare il piercing al figlio. Mi fanno incazzare perché non gli dicono niente di questo linguaggio. Cosa? Se mio figlio parlasse così, il piercing glielo farei qui. Immaginate che bello se si esprimesse solo più così. Trompeta. Ogni estate che si rispetti ha i suoi tormentoni musicali. Anche quest'anno abbiamo i nostri. Ogni tormentone musicale ha un video. Ciò che non deve mancare è la... sono le ragazze. Questo video, almeno per questo pezzo, vediamo che non mancano. Ma come avrete intuito dal logo della Viper Video, non ci godremo qualcosa di bello. Ecco appunto, come avrete capito, Viper Video non si occupa di produrre solo quel gran genio di Sandu Ciorba, ma a quanto pare hanno una schiera infinita di contadini che fremono di produrre musica. E oltretutto credo che facciano sempre buona alla prima. Schiacciano rec, registrano e come viene viene. My woman, my... Ma cos'era questo suono? Lasciano tutti i rumori corporei che produce questo tizio. My woman, my... Poi io dico, per una volta che sono riuscita a metterci delle ragazze quasi decenti, non le possono sfruttare. Avete presente nei film quelle scene sexy dove c'è una tipa in costume e qualcuno con una pompa d'acqua che le annaffia e loro si muovono tutte a rallentatore? Ecco, con in mente questa scena, secondo voi come sfruttano le ragazze presenti nel video? Io so sexy, sexy, sexy. Che bello. Comunque c'è da dire che questi andavano a comandare molto prima di Rovazzi. Un trattore in tangenziale, andiamo a comandare. E sono anche stupito perché rispetto al solito sono riuscito a fare una canzone abbastanza decente e abbastanza orecchiabile. Trompetta che ho giocato, c'è solo un volpette le polpacine e dopamine. C'è le quattro pettele, ai dai da dopamine. Escludendo ovviamente i riferimenti alla droga. Coca coca coca. Comunque, la canzone parla della trombetta del tipo. Ed è un chiaro riferimento sessuale al fatto che tutti vorrebbero suonare la trombetta del protagonista. Credibile, eh? Mi immagino file e file di ragazze che si danno fuoco per l'isteria ai capelli per avere un solo pezzo di questo tipo. Io so sexy, sexy, sexy. Comunque sia, questo video è promosso ai pieni voti. Doi Center. E a proposito di gente che terrorizza un eventuale ritorno del Redentore, in questi giorni di caldo asfissiante ho provato a cercare ristoro e freschezza guardando video su YouTube a tema natalizio. E sono finito in questo. Attenzione, attenzione. Ok, calmi, prima di gridare al miracolo fatemi fare una piccola introduzione. La catena di giocattoli Toy Center ha un buon reparto marketing. Con un proprio canale YouTube fidelizza i propri clienti caricando video realizzati dal suo staff, in cui parlano in prima persona dei propri prodotti, mostrando così veramente la passione di al lavoro che fanno. Dancing through the snow in wonder so bestly. Every field we go, laughing on the way. There's a mountain ring, make your spirits bright. Il problema però non sono le manovre di marketing, ma è questo video natalizio. In a one horse open lay. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, a party this to ride. In a one horse open lay. Cioè, è una cosa ai confini della realtà. Hanno trasformato un'idea carina in una trashata che fa capponare la pelle. A photo take a ride. Soon as Fanny Bright was seated by my side. E poi perché cantano in inglese quando il livello di inglese in questo video è pari a quello di una banana? Jingle bell, jingle bell, jingle all the way.
What fun it is to ride. Tisturai? In a one horse open lane. Ma neanche Rocco Siffredi ad una sua ex ha mai detto tisturai. Poi il video ha queste riprese inquietanti nei corridoi che mi ricordano Shining. Il ritornello te lo vomitano addosso con una cattiveria. Insomma, cercavo freschezza e invece sono finito in un girone infernale. Viaggio! Cosa determina l'inizio dell'estate? Il sole? Il caldo? La fine della scuola? Le belle giornate? Assolutamente no! L'inizio dell'estate è determinato solo da un tipo di evento molto particolare. Ovvero... i 3-bit slide che fanno un nuovo video. Let's go on a journey and explore this world. Let's ride on a coaster and let's have a good time. Non so se essere felice o rimpiangere il giorno in cui Giove vi ha donato la vita. Comunque, diamo uno sguardo alla loro ultima nuova creazione. Abbiamo il figlio seduto su una cupola gigante di Geomag che sfoggia un abbigliamento dall'accostamento colori che sta cercando di stuprarci gli occhi, facendo udire alle nostre povere orecchie come lo sviluppo gli abbia donato una voce più mascolina. Ok, forse no. Se non possiamo notare i cambiamenti del figlio, però possiamo notare con piacere i cambiamenti della figlia, ovvero che sta dimagrendo. Let's go on a journey, let me take you this time. Buon per lei. Se siete interessati al tipo di attività fisica che sta facendo per perdere grasso corporeo, la risposta è molto semplice. E il fratello la segue a ruota. Probabilmente da come si atteggiano stanno proprio promuovendo una di quelle macchine fitness che si vedono la sera tardi quando fai zapping sui canali inculati del digitale terrestre per cercare il porno. Ti presentiamo Gymform Dual Shaper. Si tratta del miglior apparecchio per scolpire gli addominali in quanto dotato di due tecnologie scientificamente provate. Ma guardate che spettacolo! Per la scenografia non hanno proprio badato a spese. Come potete osservare hanno girato il video sì, sono quasi sicuro che sia il vecchio screensaver di Windows, quello con i tubi. Let's go on a journey and explore this world. Ah, prima che mi dimentico, ho notato con grande piacere che la ragazzina, oltre ad aver perso peso, ha anche smesso di assomigliare a Massimo Boldi. Guardatela, ora assomiglia ad Alessandro Cattelan. Love is like the magic. Dio santo, hanno sempre questo stucchevole sorriso stampato in faccia. Che invece di darmi allegria, l'unica cosa a cui mi fanno pensare è che quando non registrano i video sequestrano cuccioli di foca. Let's go on a journey, let me take you this time. Mi chiedo se abbiano pagato qualcuno per affittare questo parco giochi. Ma il momento più alto del video non sono le altalene. We can be more than friends and I'll make you mine. Non sono gli anelli. E non è nemmeno quando il padre sbaglia il canestro. Waiting for you all the time. Il momento più alto del video è quando lanciano i frisbee. I'll take it faster, I'll take it faster. Yeah! Ora fermiamo tutto in questo preciso fotogramma. Guardate. In questa immagine possiamo vedere il momento esatto in cui l'umanità ha fallito la sua esistenza. Ma anche il finale regala grandi emozioni. Ogni volta che vedo i video di questa famiglia ho felicità e voglia di morire allo stesso tempo. Sono Daniele Dasenmat e se il video non vi è piaciuto, magnema. Vi mando tanti cari saluti, un bacione alla mamma, California, e i video commenti torneranno a settembre con tantissimi nuovi video. Ci vediamo martedì. Martedì farima con Wii. Non contenti del socio di Marco Carta, compare anche il rappresentante ufficiale marketing italiano dell'Olio Carli. Tutti gli uomini sono uguali, meglio sole che male accompagnate. Per te ho versato ogni lacrima, sei il mio passato, e ora non resta che guardare al futuro. Amare senza aver amato è come cercare senza aver parlato.